Eccoci insieme, cari telespettatori. Allora, il tema che affrontiamo riguarda la demenza senile, in modo particolare l'Alzheimer. Fa paura, spaventa quando c'è questa diagnosi che viene fatta nei confronti della persona anziana, chi la riceve, ma anche della famiglia e dei cari che stanno vicini a chi riceve questa bruttissima notizia. Ma che cos'è? Come si manifesta? Quali sono anche i primi sintomi? Perché molti vogliono anche capire quali sono quegli elementi a cui porre particolare attenzione. La medicina fin dove è arrivata? Quindi ci sono, esistono cure farmacologiche che possono rallentare il degenerare della degenerazione della patologia e soprattutto che cosa si fa a livello sociale? A livello sociale si fa tantissimo, infatti ne parleremo con un'associazione di volontariato no profit che si occupa di questo, in modo particolare è l'associazione Alzheimer Verona o DV, ma noi incominciamo prima inquadrando la fattispecie con un esperto e quindi con il dottor Silvano Pedron, medico geriatra. Grazie dottore di essere qui con noi. Grazie a voi per l'invito. Allora, io le voglio chiedere innanzitutto che cosa sono le demenze senili, cosa vuol dire essere affetto e chi diventa, cioè tutti, è ineluttabile cadere nella demenza senile o in qualche forma di degenerazione e l'Alzheimer che porta apre. Allora, diciamo subito che le demenze sono tantissime, sono varie e non è detto che tutti quanti dobbiamo arrivare verso la demenza, ci mancherebbe altro, anzi c'è un invecchiamento con successo, qualcuno parla anche dei nostri geriatri di invecchiamento con successo, abbiamo anche degli esempi, i nostri presidenti della Repubblica fino a 90 anni che sono cognitivamente perfetti, direi, quindi insomma molte persone arrivano a una certa età in ottime condizioni, non solo fisiche ma anche psichiche e psicologiche. La demenza però, vorrei subito fare un piccolo chiarimento, la demenza di Alzheimer è una forma che colpisce persone relativamente giovani, cosa intendo? Dai 50 agli 80 anni. Oltre gli 80 anni si parla di demenza di forma senile. Poi dopo uno dice i sintomi sono più o meno gli stessi, questo è vero, i sintomi sono sempre quelli. Noi ricordiamoci che il famoso medico tedesco Alzheimer, Aloys, ha fatto la prima diagnosi su una persona di 54 anni, quindi i disturbi cominciano già sui 55-60 anni, queste sono le vere forme di Alzheimer. E quando arrivano poi alla nostra osservazione, tante volte arrivano sempre un po' in ritardo di un anno o due, anche perché è una malattia molto lenta, molto subdola, molto diciamo tranquilla. I primi tempi si manifesta con piccoli disturbi di disorientamento spazio-temporale, qualche mancanza di ricordo e tutti siamo portati a dare la colpa alla nostra vita, all'attività, al lavoro, abbiamo un sacco di problemi, un sacco di problemi familiari, sociali, lavorativi. Ultimo ovviamente il Covid che ci ha portato quindi tutti quanti ad essere anche magari molto più tesi e molto più ansiosi e questi primi segni tante volte li scambiamo proprio per ansia, per depressione, quindi non vengono intesi come un inizio di una forma di malattia o di degenerazione cognitiva, ma vengono intesi proprio come disturbi così legati un po' allo stile di vita e diamo la colpa a questo. Anche i familiari tante volte ci aiutano in questo, ma sì, vedrai, sarai un po' stanco, sarai un po' ansioso, purtroppo la vita ci porta ad avere un sacco di problemi e per cui la colpa viene data a tutta questa serie di contorni che è la nostra vita. Ecco, lei dice dai 50-55 anni fino agli 80, e allora ampliamo tantissimo ovviamente il range di copertura. E una persona che ha sui 50-60 anni si allarma e dice ho un vuoto di memoria, non mi ricordo più quel nome, non mi ricordo più quel posto, ho una nebbia cognitiva, ma è frequentissimo. Ma qual è quell'elemento distintivo anche per il medico di medicina generale che può indurre a una particolare attenzione? E poi che cosa fare in questi casi, sia per i familiari che per la persona che sente di essere coinvolta in questo problema? Io di solito porto sempre, quando faccio questo tipo di lezioni così o anche di colloqui con le persone, porto sempre un piccolo esempio, cioè se io dico a una persona ci vediamo domani mattina alle ore 10 e domani mattina poi questa persona o io non arrivo, questa persona mi chiama e mi dice guarda che avevamo un appuntamento. La persona affetta da Alzheimer dice io, ma io non ho nessun appuntamento con te, guarda che ti sbagli. La persona che invece dimentica la cosa, come può succedere,
Dice, oddio, hai ragione, guarda, mi sono dimenticato, mi è successo che mi hanno chiamato a destra e a sinistra e poi mi è sfuggito di niente, ma si ricorda che il problema, che l'appuntamento c'era. Il malato di Alzheimer o chi inizia questa malattia di Alzheimer invece nega, ma nega non perché fa apposta, proprio perché l'ha cancellato e sono proprio i ricordi brevi, i primi ricordi. Magari ricorda un anno fa cosa ha fatto, ma quello che succedeva ieri no. So Ricordi se mi quindi, sono spiegato, certo, se mi sono assolutamente, ricordo spiegato. breve. Questo riguarda, e qua la faccio un po' estensiva, anche la persona over 80 quando incomincia a bere questo, al negare, che nega di aver visto il nipote il giorno prima, faccio l'esempio, può essere sempre sintomatico di demenza senile o Alzheimer? Perché ormai 80 No, anni questo ce allora, l'avevano ecco, tantissimi. ecco, io distingo un po' che superata anche una certa età diventa un po' una demenza senile, perché come dire che io tra gli 80 anni e 85 non facciamo più le scale di corsa, per forza, perché il nostro fisico non è più quello di prima, quindi è anche abbastanza naturale. Quello che una volta, non so, si chiamava la famosa nonno all'arteriosclerosi, Sì. l'arteriosclerosi, no? E quindi è una demenza, ora non si usa più questo termine, si usa una demenza senile, quindi piccoli particolari che si cominciano a non ricordare più, ma sono persone oltre già una certa età, di solito hanno anche una correlazione con altre patologie, diabete, ipertensione, malattie cardiache, e quindi c'è un insieme di cose che possono portare quindi a non ricordare più questi brevi episodi. Ma quando parliamo di Alzheimer, parliamo su persone di 60, 65, 70 anni, che sono ancora in attività lavorativa la maggior parte. Allora, ci sono questi sintomi, ci si rende conto che qualcosa non è come prima, ci si rende conto perlomeno non la persona stessa, ma magari chi ci sta vicino a un certo punto si rende conto che Ecco, qualcosa non va. Primo step, che cosa fare? allora qui bisogna, ovviamente siamo colti tutti d'ansia anche perché la malattia di sé il nome fa paura. Ci sono delle cose da dover fare. Di solito noi consigliamo sempre quando vediamo le famiglie degli esami del sangue per vedere che tutto sia a posto. Per esempio, controlliamo anche la tiroide, i folati, la B12, c'è un pacchetto di esami che vengono fatti. Poi una risonanza o un attacco cerebrale, non tanto perché questa ci dica qualche cosa, ma perché serve per escludere grosse patologie cerebrali. E poi quello che ci dà più la visione sono i test neuropsicologici, che sono una serie di test fatti da delle psicologhe che inquadrano di più il ricordo di queste persone. Sono dei vari test molto precisi e ci danno un quadro, una somma di punti che ci può far capire se in effetti la malattia comincia oppure no. Queste sono le tre prime cose che facciamo. Poi dopo si può approfondire con la PET, ma la PET anche questo è un esame che abbastanza costoso, ci vuole del tempo, cioè non è così semplice, mentre gli altri diciamo che è la cosa più semplice, insomma, si fanno in breve tempo. Lei ha parlato della B12, perché è Sì. importante? Beh, perché anche qualche volta si è visto che la carenza di acido folico e della B12 può fare iniziare anche disturbi di questo tipo. Come lei sa, tante volte tutte le signore, le donne in gravidanza, i ginecologi danno l'acido folico perché si sviluppa l'asse neuronale nei bambini. E anche questo abbiamo visto che la carenza delle volte o disturbi della tiroide stessa possono portare a dei disturbi di questo tipo, cioè disturbi di carenza di memoria. Quindi, come ad esempio le persone che soffrono di celiachia e non ne sono pienamente consapevoli, che non hanno, hanno un malassorbimento di certe vitamine, no? Può essere anche provocato da questo. Certo, ma oddio, questo per il momento siamo ancora anche perché la malattia celiaca siamo all'inizio un po' adesso, insomma, diciamo che quello che vediamo adesso, noi vediamo persone che non avevano fatto diagnosi di questo tipo, insomma, quindi sono già persone che non sono celiache, ma sono persone, diciamo, che evitano questo tipo di malattia. Certo. A livello di alimentazione, sempre quando siamo nella fase, tra virgolette, preventiva, che cosa si può fare? C'è qualche una dieta particolare che Allora, può essere più... non abbiamo una cura ben precisa, non esiste come si sa una cura. Ecco, allora quello che noi possiamo dire sono tre cose fondamentali. Ovviamente la prima parte sarebbe la genetica, cioè avere dei genitori che sono vissuti fino a 100 anni tranquillamente senza problemi. Ma questa non possiamo toccarla, ognuno ha la sua. Poi il 66, il 33%. Poi il 66% è lo stile di vita, cioè la nostra alimentazione e l'esercizio fisico. Quindi l'alimentazione è la più varia possibile. Poco, ma di tutto. Non esiste che saltiamo qualche cibo.
poco ma di tutto, a meno che non sia una malattia particolare come il celiaco, per esempio, che abbiamo accennato prima. E l'esercizio fisico è estremamente importante, mente e corpo. Cioè bisogna che noi alleniamo, come noi alleniamo le nostre gambe a camminare e ci aiuta quindi a migliorare il nostro benessere soggettivo, poi dobbiamo allenare anche la mente. E cosa vuol dire allenare la mente? Perché tante volte la gente mi dice: ma io leggo il giornale, leggo libri, eccetera, d'accordo. Però dopo dico: ma il giorno dopo che cosa vi siete ricordati di quello che avete letto? Ah, niente, allora non serve. Dovete, io quello che insegno sempre, per esempio, è ogni mattina, quando vi svegliate, fate 10 minuti di ripasso di quello che avete fatto ieri. Chi avete incontrato? Con chi avete parlato? Cosa avete letto? Che cosa vi siete detti? Cosa ho mangiato? Che cosa ho fatto? E cosa farò oggi? È un allenamento, come alleniamo le gambe a camminare, così alleniamo anche il cervello a ricordare. Quindi un allenamento tanto fisico quanto mentale. Dal punto di vista, lei ha accennato prima anche alla genetica, se una persona sa di aver avuto i nonni o i genitori che hanno avuto o hanno questo tipo di problema, che cosa si prospetta? C'è una familiarità, c'è un'inesorabile genetica che andrà a colpirlo, quindi deve già in qualche modo premunirsi prima? No, guarda, non abbiamo questo per il momento. Mi sembra che sia saltato un po' lo schermo, non so se potete. No, la vediamo perfettamente, grazie. Ah, voi vedete. Va bene. No, non c'è una genetica ben precisa. Diciamo che è stato stabilito su una percentuale di 6-7% delle famiglie, però si risveglia molto presto, cioè vuol dire a persone anche di 30 anni, 25-30 anni, 35, già da avere disturbi di questo tipo. Quindi è una genetica abbastanza limitata per il momento. Ricordiamoci poi sempre che noi non ereditiamo mai la malattia dei genitori o nonni, ereditiamo la predisposizione ad ammalarci, certo. Che è diverso, cioè quindi una predisposizione, ma anche questo voglio sempre dire attenzione, perché non siamo mai sicuri, la medicina non è una scienza esatta, quindi non è detto che se mio papà era demente oppure iperteso anch'io ci diventi. La medicina è una scienza statistica, la maggior parte, quindi non è una sicurezza in questo, anche perché non abbiamo fra l'altro test così precisi per poter dire se io fra 20 anni sarò un ammalato affetto da demenza. Cioè i test che abbiamo sono molto difficili, la puntura per esempio spinale, insomma cose che non sono semplici da poter fare. Quando un giorno riusciremo ad avere un test d'esame del sangue, come la glicemia per esempio, allora forse avremmo risolto un problema. Ecco, dal punto di vista dei test, delle indagini quindi che possono essere fatte, a che punto siamo? Perché quello che interessa a molte persone è capire se e in che termini poi si può intervenire anche dal punto di vista della ricerca farmacologica. Dunque, adesso ci sono tanti studi in giro, c'è qualcuno che sta dicendo che forse fra 5 anni potremmo anche aver trovato qualcosa. E in effetti per abbattere questa famosa proteina che è quella che poi sconvolge poi il nostro cervello, la parte soprattutto dell'amigdala. Ci sono questi nuovi farmaci biologici, gli anticorpali biologici, che sono utili nei formi di RL e sembra che siano anche, li stanno sperimentando, sembra che siano anche utili su queste forme. Però non facciamoci false illusioni, per il momento non abbiamo ancora la medicina precisa, niente, non abbiamo ancora un farmaco adatto a questo, ma ancora sono tutti studi, ma non abbiamo ancora niente su questo. Quindi questa non è una cosa buona, perché anzi è molto demotivante, cioè sapere che allo stato attuale la ricerca sia ancora indietro. Quando la persona ha quindi l'Alzheimer, sa che viene conclamato, ci sono questi test che le dice si vengono fatti, le analisi e tutto, che tipo di degenerazione ha? Qual è il decorso della patologia? Quindi chi sta vicino a questa persona, che cosa deve aspettarsi, che cosa fare nello specifico? Noi abbiamo, allora, la patologia è estremamente varia, va da caso a caso, nessuno è preciso un altro, come tante malattie, per cui diciamo che può variare da un anno o due a 10 anni, abbiamo avuto anche qualche caso di 15 anni per esempio, quindi è durato 15 anni, la media è su 6-7 anni.
Purtroppo quello che noi diciamo sempre alle persone è anche cercate sempre di avere qualcuno vicino, perché seguire un malato di Alzheimer, anche se all'inizio sembra così facile, poi invece è molto difficile perché è molto impegnativo, notte e giorno, e non è così semplice seguire una persona di questo tipo, perché ha le più varie, succedono, può succedere di tutto, ai primi momenti non dimentica, poi può non dormire di notte, può scambiare notte e giorno, può non mangiare, può non bere, cioè ci sono tantissimi aspetti che, e anche qui subentra un po' la farmacologia a un certo punto, anche per tenere calme queste persone. L'aggressività stessa, per esempio, che viene intesa sempre come ah, oh, ma mio papà, mia mamma è diventata molto cattivo. Non sono diventati cattivi. È un modo per richiamare la loro attenzione. Cioè, io porto sempre anche l'esempio: il bambino cosa fa quando vuole richiamare la mamma? Piange e la mamma quindi si accorge. L'anziano non piange, ma per esempio ci dà un pugno, ci chiama. E vuol dire che lui ha qualcosa che non funziona e sta a noi capirlo. Cioè, il quadro è estremamente vario e parlare di queste qui ci vogliono ore quando ci fanno convegni su queste cose qua per spiegare tutta la sintomatologia e tutta la varietà che queste persone vanno incontro. C'è Io ho fame, cercato di dottore. farvi una somma di tutto così No, velocemente, ma. assolutamente. No, ma potrebbe essere, una volta si è parlato di fame d'amore, può essere che ci sia anche una fame, un bisogno sovradimensionato, insomma, di amore, di affetto, di quello bisogno che la persona però sana, normale, non è in grado di dare perché appunto va a snaturarsi. Certo, perché per esempio, mentre noi siamo abituati mentalmente al bambino a prenderlo, a prenderlo in braccio, ad accarezzarlo, con l'anziano non siamo abituati. Facciamo difficoltà ad accarezzare i nostri genitori, a dare incontro, a sorridere, ad abbracciarli. E tante volte proprio anche questo loro aspetto così di aggressività è proprio perché hanno bisogno anche di questo. Noi diciamo, non date delle medicine. Mettetevi di fronte a loro, parlate con calma, guardateli negli occhi ed abbracciateli piano piano e vedrete che si rilassano. È lo stesso concetto che fa la mamma con un bambino quando piange. Ma ripeto, con il bambino siamo tutti abituati, ma con l'anziano non siamo abituati. Ci sembra impossibile e non abbiamo questa capacità anche di abbracciare i nostri genitori. Facciamo fatica e invece bisognerebbe cominciare a farlo. Per quanto riguarda invece le cure che può dare un geriatra, un esperto, un medico che si è specializzato in questo, che tipo di intervento è? È necessario anche un intervento di uno psicologo, di uno psichiatra, di un'equipe Certo. multidisciplinare, insomma? Certo, noi abbiamo aperto in questi 20 anni che l'associazione lavora, abbiamo aperto 17 centri sparsi per alcune province dove abbiamo tutte le psicologhe che lavorano in questo senso, quindi cercando di mantenere le attività residue di queste persone attraverso, per esempio, la musicoterapia, attraverso giochi di società, perché anche quello che è importante è proprio la socializzazione di queste persone, altrimenti vengono lasciati a casa davanti alla televisione o davanti al muro e non hanno più contatti con nessuno. Quello che è importante invece, come sempre, anche nell'anziano che sta bene, è la socializzazione, cioè essere insieme e fare le cose insieme. E questo è quello che fa la nostra associazione intanto. Ci sono anche dei farmaci che teoricamente noi diamo, rallentano, dovrebbero rallentare un po' questo tipo di malattia. In effetti un po' lo fanno, bisogna essere onesti, ecco. Poi non fanno grandi cose, ma però un po' sì. Agiscono anche queste medicine, ma la medicina vera e propria per questa malattia ancora non ce l'abbiamo. Speriamo. Certo, allora però lei che consiglio, visto che è un esperto ormai da tantissimo tempo, segue queste problematiche, per una persona tra virgolette giovane qual è? Quello di subito andare in cura farmacologica, rivolgersi subito a un centro per avere. No, cure farmacologiche per il momento direi di no. La prima cosa è lo stile di vita, il comportamento, come abbiamo detto, alimentazione e esercizio fisico ed esercizio allenamento anche della testa. Della Cercare mente. proprio di allenare il nostro cervello, cercando di ricordare tutte le cose che abbiamo fatto, che dobbiamo fare tutti i giorni, cioè sforzare il nostro cervello. Quante volte diciamo. Abbiamo visto un film ieri sera, oh, non mi ricordo più quell'attore, quell'attrice bella, bionda, alta, non mi ricordo il nome. Ma dobbiamo sforzarci a ricordare tutto. Certo. Cercare di usarlo come usiamo le gambe, usiamo la testa.
Grazie. Dottore, io la ringrazio tantissimo per la sua disponibilità, per il suo apporto che è senza dubbio importante per tutti, non solo per chi può avere questo problema, ma anche per i familiari. La lasciamo, grazie ancora al dottor Silvano Pedron, medico geriatra, e buon lavoro. Grazie a voi, spero di essere stato utile. Assolutamente grazie. Sì. Cari telespettatori, state con noi, adesso andiamo pochi secondi in pubblicità, poi continuiamo, entriamo nel merito dell'Associazione Alzheimer Italia Verona e vediamo di capire che cosa si può fare e si fa nel territorio per aiutare le famiglie, aiutare le persone che soffrono di questi problemi. Tra poco.